nuove avventure del Bari che stanno andando anche molto bene. E quindi siamo molto contenti che il Bari Calcio abbia deciso di aprire da noi un temporary, e sono sicuro che questa attività assieme potrà essere di reciproca soddisfazione. Obiettivi futuri: noi punteremo al Bari, ma soprattutto al settore giovanile. Crediamo che il settore giovanile sia il futuro del calcio in Italia, quindi a maggior ragione a Bari, dove noi abbiamo investito moltissimo su questo territorio, vorremmo riuscire a dare un aiuto anche ai giovani che giocano a calcio e che credo che sia proprio il futuro di questo sport. Noi siamo molto contenti di ospitare il Bari Calcio, speriamo che questa iniziativa vada bene, come sembra dalle prime giornate, e quindi speriamo che diventi un punto fisso per tutti i tifosi. Ma io mi auguro di sì, tra l'altro è stato aperto in una bellissima realtà qui questo centro commerciale di Bari Blu, nel periodo natalizio affollato da tanti nostri concittadini, ma soprattutto tanti tifosi che avranno modo di poter visionare, poter acquistare i prodotti marchiati con il logo FC Bari, e in tutti questi prodotti ogni giorno si vanno ad aggiungere altri. Oggi presentiamo anche questi nuovi orologi che, devo dire, non solo perché portano il logo del Bari, ma sono veramente molto molto carini, simpatici, e quindi è un'opportunità di regalo che in questo periodo natalizio ci si cervella sempre per cercare qualcosa di nuovo. Qui credo che ci si possa sbizzarrire con qualcosa che ha comunque un forte legame con la nostra squadra e il nostro territorio. Stiamo investendo tempo, risorse e anche opportunità. Non a caso abbiamo proprio ieri concluso un accordo anche per portare non solo la nostra squadra primavera a partecipare alla Coppa Carnevale di Viareggio, ma addirittura delocalizzare un intero girone qui sul territorio pugliese a Bari e provincia, per far sì che questo torneo prestigioso internazionale giovanile venga qui a Bari, dia un'opportunità sia ai ragazzi di esprimersi al meglio, della nostra squadra e coloro i quali arriveranno anche squadre internazionali, ma anche a tutti i nostri partner di affacciarsi su una vetrina legata al mondo giovanile, ma legata a un mondo giovanile d'elite con squadre di alto livello, con una copertura televisiva anche notevole. Quindi credo che sia vada nell'ottica di promuovere, continuare a promuovere quanto di buono si sta già facendo per il settore giovanile.